Paolo Bonolis difende Pino Insegno. Tutti contro la Rai. Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo, ha recentemente espresso la sua opinione sul caso di Pino Insegno e la decisione della Rai di sostituirlo con Marco Liorni alla conduzione dell'Eredità. Bonolis ha definito questa mossa come spregevole e ipocrita, criticando duramente l'azienda per il trattamento riservato a Insegno. Secondo Bonolis, la scelta della Rai è ingiusta. Considerando che Insegno ha affrontato una sfida ardua conducendo Il Mercante in Fiera, un programma in un orario difficile dove, secondo Bonolis, nessuno, nemmeno Vasco Rossi nudo in elicottero, poteva andare bene. Bonolis suggerisce che la decisione di rimuovere Insegno dall'Eredità, basandosi sugli ascolti bassi di Il Mercante in Fiera, sia stata un'azione ipocrita da parte della Rai. Nelle sue dichiarazioni, rilasciate alla stampa, Bonolis ha voluto fare una distinzione tra il professionista e l'uomo con le sue convinzioni, sottolineando che il suo disappunto non è rivolto contro Marco Liorni, che riconosce come un ottimo conduttore. Questo episodio evidenzia le tensioni e le dinamiche nel mondo della televisione italiana, dove le decisioni di programmazione possono avere un impatto significativo sulle carriere dei presentatori e, di conseguenza, sulla percezione del pubblico. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.